Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo a Roma, più liberi, 2022, alla Nuvola di Fuxas, quartiere Eur, e siamo qui, Beniamino Cardines, per salutare gli amici di www.rtradioterapia.it e ovviamente di Bubu Tagget e Angela Curatolo. Ciao Giulio, e sono qui appunto come in veste di autore, candidato a migliore autore dell'anno 2022-2023 per la LFA Publisher Italia-Spagna, con Le avventure di Plastica 1 e Le avventure di Plastica 2. C'è moltissima gente, soprattutto ci sono moltissimi ragazzi, ma veramente tantissimo pubblico, e sono molto contento perché ho incontrato già ragazzi, bambini, insomma è stato molto divertente. Vi saluto e più tardi vi manderò altre immagini da questa bellissima esperienza. Ciao, ciao Angela, ciao Giulio. La rassegna della media e piccola editoria indipendente italiana, ma ci sono anche le majors, molte le case editrici, moltissimo pubblico, soprattutto di ragazzi, di bambini. Oggi è la giornata, se vogliamo, dedicata alla scuola, ma anche la giornata di apertura di Più Libri, Più Liberi 2022, che durerà fino a domenica 11 dicembre. Io sono Beniamino Cardines, saluto gli amici di www.rtradioterapia.it e di Bubu Tagget, e sono qui con la LFA Publisher Italia-Spagna, candidato al migliore autore dell'anno 2022-2023. Già stamattina abbiamo fatto una presentazione, una diretta Facebook con Le avventure di Plastica 1 e 2, e tra un po', dalle 16 alle 17, di nuovo al padiglione P11, primo piano della Nuvola di Fuxas, più liberi, di nuovo con Le avventure di Plastica 1 e 2, con Pietro Santoro, Lello Lucignano l'editore e tanti amici. Io vi saluto, ciao a voi di www.bubutagget e di www.rtradioterapia.it e di www.giornaledimontesilvano.com e di www.zaffiromagazine.com. Ciao, arrivederci da Roma, e vabbè, poi ci sentiremo venerdì in diretta live dagli studi di www.rtradioterapia.it e racconteremo ancora di queste giornate qui alla Nuvola di Fuxas a Roma, dove si parla di libri, dove i libri sono di nuovo al centro di un'attenzione e soprattutto di un essere socialità e cultura dell'incontro e della socialità. Ciao Angela, ciao Giulia, ciao ciao. La sensazione è strana.